Cari amici del Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo video della Universe Mod su WWE 2K20. Siamo a SmackDown. Questa è la penultima puntata prima di Backlash, che sarà settimana prossima. In attesa del suddetto evento, abbiamo già un importante verdetto, cioè che abbiamo due nuovi campioni di coppia, lo Shield, i due terzi dello Shield, ovvero Triple H e Kurt Angle. Inoltre, a Backlash avremo Roman Reigns, che difenderà il titolo WWE dall'assalto di Brock Lesnar. Inoltre, Rhea Ripley difenderà il titolo femminile di SmackDown dall'assalto di Trish Stratus e poi non ci resta che scoprire il resto dei match che verranno aggiunti alla card. Soprattutto ci interessa quello per il titolo degli Stati Uniti perché John Cena ancora non ha uno sfidante. Inoltre, grandi novità in vista perché da molto tempo non si vedevano più le campionesse di coppia in carica femminili, Alexa Bliss e Nikki Cross, che a Backlash difenderanno il titolo dall'assalto di due lottatrici a sorpresa. Partiamo subito con questa incredibile puntata di SmackDown che si aprirà con un promo di Brock Lesnar, che vi ricordo è il primo sfidante al titolo WWE detenuto da Roman Reigns. E dunque partiamo subito con l'apertura di puntata che vede Brock Lesnar sul ring con Paul Heyman. Cosa avranno da dire in vista di Backlash? Lo scopriremo subito. This superstar loves getting aggressive. Come si sta bene essere vivi, non credete? Eccomi qua, in ottima compagnia, su un bellissimo ring di una città splendida. Bah, ma chi voglio prendere in giro? Mi sento morire. Non preoccupatevi, quando avrò finito vi sentirete allo stesso modo. Sono nato e cresciuto a New York e se credete un po' di baccano mi possa scoraggiare, vi sbagliate di grosso. Perché non vi cucite la bocca e mi lasciate parlare? Grazie. Come stavo dicendo, il mio cliente è la migliore superstar che la WWE abbia mai visto. Certo che per gente con un ego sconfinato come Mr. McMahon vi viene straordinariamente facile giudicare gli altri, sembra una pagella di fine anno. Alcuni non fanno gioco di squadra o se non stringono amicizie, o non si impegnano abbastanza. Beh, il mio cliente si impegna come? Se non gli verrà dato un match per il titolo, l'intera WWE finirà bloccata in mano sua. Nella vita si prende e si dà, quando otterremo ciò che vogliamo, signor Elmsley e signora McMahon, vi assicuro personalmente che il mio cliente sarà pronto a soddisfare qualsiasi vostra richiesta. Grazie e buona serata a voi e ai vostri figli. Mi scuso in anticipo con chi è un po' lento di comprendonio, il mio cliente ha un aereo privato da prendere, dobbiamo andare via prima che inizi a piovere. Buonanotte e buona fortuna. Beh, che dire, non hanno detto molto in vista di Backlash. Brock Lesnar abbastanza spavaldo con il suo fedele Paul Heyman. Vediamo un pochino come andrà a finire il match.
Intanto partiamo subito col primo match della serata. John Cena, leader del nuovo Shield, campione degli Stati Uniti in carica contro Baron Corbin. Inizia ora. E si parte subito, l'arbitro può dare il via alla contesa. E John Cena afferra subito Corbin e lo mette a terra con una belly to belly suplex. Il leader dello Shield parte subito a scoppio, manda Corbin all'angolo. E poi però Corbin cerca di reagire, attenzione, si carica Cena sulle spalle. Body slam parecchio potente, Cena si rifugia fuori dal ring. Corbin cerca di inseguirlo. E Cena, viene abbattuto da un big boot poderoso di Corbin. Corbin continua il suo assalto a Cena, che però contrattacca e ricontrattacca Corbin, braccio teso. Che partenza super di match. Corbin prova a colpire Cena, che però contrattacca, manda Corbin tra il pubblico. Corbin rientra. Cena lo prende? No, lo afferra Corbin. Lo sbatte sui gradoni d'acciaio e gli infila anche uno stomp. L'arbitro è arrivato a 7. Attenzione, i due stanno per finire contati fuori. Air receive di Corbin che manda Cena dall'altra parte. L'arbitro è arrivato a 8. Attenzione, Cena cerca di rientrare. Rientra per primo Corbin. Rientra anche Cena adesso, che prende Corbin. Russian leg sweep e lo mette a terra. Prova nel bow drop Cena, ma va vuoto. Corbin lo afferra e gli rifila pure un pugno in faccia. Prende la rincorsa, poi è un altro pugno in faccia. Cena in questo momento sta facendo moltissima fatica a reagire. Corbin prova a dare l'ennesimo pugno, ma Cena finalmente contrattacca. Una scarica di pugni e manda Corbin all'angolo. Cena prende la rincorsa, braccio teso, potentissimo all'angolo. Ed è tempo di schienamento. Uno. E niente. Corbin si rialza a tempo di record. Gomitata di Cena. Che prova una spallata che va a vuoto. Corbin può approfittarne per infierire. Colpisce Cena un paio di volte, prima allo stomaco e poi alla schiena. Ancora Corbin con degli stomp. Spezza schiena. E Cena si rotola via. C'è una zona dell'apron ring. Corbin lo riscaglia al centro del quadrato. Adesso lo rialza. Prova a dargli un calcio. No! E Cena contrattacca e con un pugno forte dritto in volto lo manda al tappeto. Adesso lo rialza. Cosa vorrà fare? Powerbomb di John Cena! Sit-down powerbomb. Rope break che interrompe lo schienamento. E Cena può continuare a infierire adesso. Una serie di stomp ai danni di Corbin. Ancora stomp. Adesso Cena cosa vuole fare? Body slam. Corbin cerca di rialzarsi, cerca di appendersi alle corde. Non ci riesce. Cena lo prende. Back suplex andata a vuoto. Corbin gli frana addosso. Corbin adesso può iniziare a chiudere il match. Guardate che exploder suplex. Da paura. E Corbin prova. Attenzione. Una choke slam con schienamento incorporato. E per Cena è notte fonda. Conto di zero. Cena si rialza a tempo ultra record allo schienamento. Corbin lo riprende. Prova l'end of days. No, Cena lo manda all'angolo. Che botta. Corbin però si rifugia fuori dal ring. Sapeva di essere in un momento brutto e ha provato a svignarsela. Cena però adesso lo prende con una Hurricanrana e lo mette al tappeto. Adesso Cena prova a storcergli il collo. Guardate che manovra. E manda al tappeto Corbin. E adesso si prepara per la Five Knuckle Shuffle, ragazzi. Siamo arrivati forse ai titoli di coda. Oi! Five Knuckle Shuffle a segno. Adesso Cena rialza Corbin.
Non è ancora il momento di double A, perché Corbin contrattacca con un pugno. Manda Cena sulle corde. Attenzione! Lo acchiappa al volo! Cosa vuole fare? End of days su John Cena! End of days su John Cena! È finita, forse! No! Conto di uno! Baron Corbin si mette le mani in testa come a dire, ma siamo matti! Attenzione! Cena coglie la sprovvista a Corbin! Double A! Schienamento! E l'ha fregato Cena! Uno! Due! E tre, ragazzi! John Cena batte Baron Corbin! Attenzione però dalle retrovie arriva AJ Styles che alle spalle prende Cena e lo solleva con un German suplex. Cosa vuole fare Styles adesso? Prende Cena alle gambe, Cena lo scalcia via, lo butta a terra con una spallata. Ancora Cena continua a infierire con una serie di stomp. AJ Styles cosa mai vorrà da Cena? Che si sia intromesso perché vuole il titolo degli Stati Uniti? Non lo so. Intanto Cena carica lo 5 Knuckle Shuffle. È pronto a mettere al tappeto anche Styles. Però sicuramente tra i due non finisce qua, perché Cena non dimenticherà l'affronto subito da Styles. Attenzione. Ed è pronto a caricarselo sulle spalle. No. E finisce qua. E finisce qua con Cena di fronte ad AJ Styles. I due si guardano. Match grandioso. 3 stelle e mezzo su 5. Cena e Styles si guardano al centro del ring. Cena lo ha rialzato e prima di eseguire qualsiasi ulteriore manovra lo ha guardato dritto negli occhi. Mi sa che i due collideranno a Backlash. Non lo so, aspettiamo la conferma comunque della dirigenza. Intanto, nuovo match, Trish Stratus, la sfidante numero 1 al titolo femminile di SmackDown di Rhea Ripley, affronta oggi Zelina Vega. Il match ha inizio. Attenzione, si inizia subito con un clinch da ambo le parti. Attenzione, Stratus alla meglio, sta colpendo ripetutamente alla nuca Zelina Vega. Attenzione, che però si libera, porta la sfidante al titolo alle corde. Irish Whip, Stratus però ribalta tutto con un calcio nello stomaco e poi Russian Leg Sweep e prova subito lo schienamento. No, conto di zero addirittura. Zelina Vega non vuole mollare subito. Allora Trish Stratus la manda all'angolo. Prova uno splash che va vuoto. Adesso Zelina la ferra e la schianta a terra. Le fa sbattere il volto al tappeto. Stratus prova a rialzarsi. Adesso Zelina cosa fa? La appende sulla seconda corda, neckbreaker, pericolosissima. Una serie di stomp, niente, Stratus adesso reagisce, si rialza, esegue un doppio calcio ed è pronta a salire addirittura sulla terza corda. Attenzione! Senton! Clamorosa, attenzione ancora, Trish risale sulla terza corda, ne vuole provare un'altra, sì? No, elbow drop sulla schiena di Zelina. Mamma mia che reazione da parte della sfidante numero 1 al titolo. Una serie di stomp di Stratus continuano a martoriare Zelina. Adesso poi cosa fa? La prende anche ad una gamba. Guardate che manovra. Gliela vuole troncare letteralmente. Adesso cosa fa? Poi la solleva e la batte al suolo con un suplex. E ancora stomp, Zelina si rifugia fuori dal ring. Al suo rientro poi colpisce Stratus allo stomaco e poi DDT a corto raggio. E prova il pin. Conto di uno soltanto. Adesso Zelina la riprende. Cosa vuole fare? La blocca a terra, una serie di pugni al volto. E prova la reazione. Stratus però si rialza
Prova un body slam. Zelina le piomba alle spalle. La spinge via. Adesso la ferra. Ginocchiata al volto. Attenzione però, Stratus adesso blocca la mossa successiva di Zelina. E la sbatte al suolo con una spinebuster. Clamoroso. Prova il pin. Uno. No, solo conto di uno. Incredibile. Zelina si rialza subito. E allora Stratus la vuole riprendere per la Stratus Faction, ragazzi. No. Cheek kick. Ed è finita. Uno. Due. No. Zelina ancora si rialza. Clamoroso. E allora Trish risale sulla terza corda. Proverà un altro attacco aereo. Elbow drop, ma va vuoto, clamoroso. Attenzione, Zelina adesso la ferra. Cosa vuole fare? La solleva per un vertical suplex. E Stratus rotola via dal ring. Zelina la rialza e le rifila una sberla. Poi la vuole prendere e la schianta al suolo con un estio. La rialza nuovamente adesso per rimetterla sul ring. Attenzione, reazione di Stratus che riesce a liberarsi dalla presa di Zelina. Running Bulldog. Stratus adesso è pronta a salire dalla terza corda. Cosa vorrà fare? Elbow drop sulla schiena di Zelina. Stavolta va a buon fine la mossa. E adesso prova un doppio calcio. E adesso Zelina è messa davvero molto male. Stratus risale sulla terza corda. Ancora elbow drop. E stavolta prova lo schienamento. Niente, ancora conto di due. Zelina si rialza nuovamente. E adesso rifila un calcione dritto al volto di Stratus. La mette a terra. Attenzione, Stratus è all'angolo adesso. Zelina può continuare a colpirla. Adesso cosa fa? No, subisce la reazione di Stratus. Aia, che prova un doppio calcio e va vuoto. Zelina la colpisce allo stomaco. E attenzione, le rifila un super kick clamoroso. Stratus però si rialza. Attenzione, Ed Scissor. Da paura da parte di Stratus, che continua ad infierire. Spinebuster mostruosa. Adesso per Zelina scorrono i titoli di coda. Stratus è pronta. Di nuovo she kick. No, a vuoto. Zelina la manda all'angolo. Rincorsa e splash con doppio ginocchio all'angolo. E prova il pin. Conto di uno. Stratus riesce a rialzarsi. Attenzione, buon comeback di Stratus, che si rialza. Attenzione, braccio teso. Ancora braccio teso. Doppio calcio. Attenzione, per Zelina è notte fonda, ragazzi. Stratus la rialza. Ancora spinebuster. Incredibile. Adesso Stratus è pronta a chiudere definitivamente. Ancora cheek kick e schienamento. E Trish Stratus vince. Attenzione per arrivare a Ripley, la campionessa femminile di SmackDown, che interrompe i festeggiamenti di Stratus e la batte da dietro con un braccio teso sulla schiena. Adesso ancora la Ripley, se la carica per un vertical suplex. No, Trish Stratus ribalta tutto. Spinebuster, spinebuster, spinebuster. Attenzione, ed è pronta a rifilare lo she kick anche alla campionessa. Sì, lo esegue. Stratus mette al tappeto Rhea Ripley. Se dovesse andare così anche domenica a Backlash, non questa domenica, quella di settimana prossima,
Potremmo dire di avere una nuova campionessa femminile, match grandioso, 3 stelle e mezzo su 5. E l'azione, ragazzi, non finisce qui perché abbiamo uno dei nuovi prospetti interessanti di SmackDown arrivato da NXT, ovvero Velveteen Dream, che affronterà Shinsuke Nakamura proprio ora. Si parte subito con Dream che prova un doppio calcio, ma trova una risposta negativa da parte di Nakamura che lo carica sulle spalle per bombizzarlo. Dream ribalta tutto. Famesser di Dream, attenzione, prova subito lo schienamento. Uno. Nakamura si rialza in fretta. Che avvio di match. Dream adesso infierisce con una serie di stomp su Nakamura. Guardate che uppercut. E adesso Dream lo abbatte con un body slam. Nakamura si rifugia fuori dal ring, poi rientra e si ritrova di nuovo a terra con un doppio calcio di Velveteen Dream. Ancora body slam. E Dream prova uno schienamento. No, rope break. Nakamura si rialza. Dream lo scalcia via. E ancora una serie di stomp, un calcio nella schiena. Adesso Dream riprende Nakamura e lo prende per la faccia per poi schiantarlo a terra. Calcio in faccia. Ancora un altro calcio in faccia. Ancora un altro calcio in faccia. Dream sta letteralmente mettendo al tappeto Nakamura ripetutamente a suon di calcio in faccia. Attenzione. Ancora una serie di colpi di Dream che adesso trova la reazione di Nakamura, che dopo un Irish Whip gli rifila un calcio allo stomaco. Dream però adesso reagisce. Adesso Dream prende Nakamura. Prova un vertical suplex. Guardate per quanto tempo lo tiene per aria. E prova il pin. Uno. No. Nakamura non ne vuole sapere di arrendersi così in fretta. Adesso Dream continua con una serie di stomp. Attende che l'avversario si rialzi. Lo colpisce alla schiena. Attenzione. E Dream Valley Driver, ragazzi. E prova lo schienamento. Uno. Due. No. E siamo pronti per la Purple Rainmaker, ragazzi. Perché Velveteen Dream vuole chiudere assolutamente. Sale sulla terza corda, si carica, gomitatona dal paletto ed è finita. No! Clamoroso, Nakamura si rialza. Non ci credo. Velveteen Dream è furibondo e continua a colpire Nakamura che si rifugia fuori dal ring. Dream lo insegue. Lo afferra per la faccia e lo sbatte a terra all'indietro. Dream non è soddisfatto. Voleva chiudere prima i conti. Qualcosa però è andato storto. Spezza schiena su Nakamura. Dream ancora all'attacco. Dream adesso va nel prone ring. E prova uno splash che però va vuoto. Attenzione, i due sono entrambi a terra. L'arbitro sta contando. Dream riesce comunque ad alzarsi per primo. Colpisce Nakamura con un calcio alle costole. Nakamura reagisce però, manda Dream sul ring. Lo colpisce alla schiena. Irish Whip sulle corde. Attenzione. Che suplex di Nakamura. E Dream rotola fuori dal quadrato. Nakamura lo insegue fuori. Attenzione. Lo colpisce al petto Nakamura con le braccia. Adesso Nakamura prova una mossa particolarissima mirata a indebolire il braccio di Velveteen Dream. Nakamura lo rialza. Cerca di colpire al volto. No, Dream ribalta tutto. Attenzione, un forearm. Poi lancia Nakamura contro il pallone del ring con un Irish Whip.
Adesso qua succede. Dream si carica Nakamura. Spezza schiena. Attenzione. L'arbitro è arrivato a 7. Attenzione. Dream prende Nakamura. Lo riporta sul ring. Lo carica sulle spalle e riprova la Dream Valley Driver. E vince Velvet in Dream. Fa Velvet in Dream però. Cosa fa? Attacca Nakamura alle spalle che se ne stava andando. Ma cosa sta succedendo, ragazzi? Velvet in Dream la sta prendendo molto sul personale. Schianta Nakamura contro i gradoni. Velvet in Dream ha perso completamente il controllo. È impazzito. Match grandioso, 3 stelle e mezzo su 5. L'azione non finisce qua perché abbiamo uno dei due nuovi campioni di coppia di SmackDown, Triple H, in azione contro The Miz. E nel nostro main event, il campione in carica, Roman Reigns, avrà qualcosa da dire sul ring. E si può partire col match. Prova un braccio teso Triple H. Ribaltato a The Miz. Però contrattacca Triple H. Oh, finalmente riesce a fare il braccio teso. Attenzione, The Miz però. Buon spezzamascella. Prova un braccio teso, ma Triple H lo evita. E The Miz vola via, fuori dal ring. The Miz adesso contrattacca. Una serie di pugni ai danni di Triple H. Un doppio calcio lo fa sbattere contro il LED di bordo ring. The Miz prova un altro calcio. E back body drop su Triple H. Clamoroso. Ancora colpi da parte di The Miz che rimanda Triple H al centro del ring. I due sono di nuovo sul quadrato. The Miz è pronto. Continua a colpire Triple H alla schiena. E adesso back suplex. Oh, big boot di The Miz su Triple H, adesso nel bow drop. The Miz rialza Triple H, attenzione. E adesso gli rifila una serie di yes kick, attenzione. Adesso uno stomp alla schiena. E poi lo sbatte ripetutamente al tappeto con la testa. Prova il pin, no, Triple H però si rialza al conto di zero, attenzione. The Miz però continua ad attaccare, manda Triple H all'angolo. The Game Pro ribalta tutto con un calcione. Back suplex su The Miz. Adesso finalmente anche il campione di coppia prova la sua reazione. Un bel braccio teso, prova anche lui il pin. Uno, niente. The Miz si rialza. Triple H adesso lo colpisce alla schiena e poi una serie di stomp. Adesso The Miz finisce all'angolo. Triple H prende la rincorsa e braccio teso. Ancora lo schienamento. Niente, conto di uno. The Miz prova a colpire Triple H. Però il campione di coppia si fa trovare pronto. Una serie di calci e pugni ben mirati. Attenzione, adesso The Miz blocca tutto. Però Triple H gli para la mossa. Spinebuster. Niente, conto di due. Lo schienamento non va a buon fine. Triple H si mette le mani in testa, però adesso è pronto a chiudere. Pedigree, ragazzi, in arrivo. E per The Miz è notte fonda. Pratica archiviata.
No, The Miz, clamoroso, si rialza al conto di due. E allora Triple H prova un elbow drop, ma va vuoto. Big boot di The Miz. Big boot di The Miz che rialza Triple H. Gli infila un calcio allo stomaco. E poi una ginocchiata al volto. Attenzione. The Miz è pronto a chiudere. Attenzione, no. Triple H gli para il colpo. Glielo para. E poi con un braccio teso lo abbatte al suolo. E prova lo schienamento. No, conto di uno. Incredibile. Triple H prende la rincorsa dalle corde. Rifila una serie di forearm a The Miz, che adesso respinge tutto con un calcio allo stomaco. Prova un doppio calcio, ma Triple H glielo evita. E The Miz finisce a terra come una pera cotta. Attenzione, reazione di The Miz, che sorprende Triple H, lo mette a terra. Rincorsa dalle corde. Big boot alla faccia. The Miz è pronto a chiudere. Ancora doppio calcio su The Game. Ed è pronto con la sua finisher per spiaccicarla al tappeto. No, Triple H lo blocca. Lo blocca. Una serie di gomitate mirate alla testa. Una serie di gomitate mirate alla testa. Spinebuster, schienamento. Uno, due e tre, ragazzi. Triple H vince. E The Miz se ne va via piuttosto contrariato. Non l'ha presa bene la sconfitta. Match grandioso secondo il gioco, 3 stelle e mezzo su 5. E adesso ragazzi siamo arrivati al nostro main event, perché Roman Reigns, campione WWE in carica, che affronterà Brock Lesnar a Backlash, ha qualcosa da dire sul ring. Indovinate chi è tornato oggi? E dai, ne parlavano tutti. Il vostro ragazzo è tornato. Non c'è mai stato un momento migliore di oggi per essere una superstar WWE. E il motivo siete voi. Esibirsi per voi il momento migliore della mia giornata. Non c'è niente di meglio che regalarvi un sorriso. Io e te, WWE Universe, siamo come i membri di un vero gruppo punk. Davvero, pensaci. Non siamo sempre al meglio, anzi, io passo la metà del tempo senza sapere cosa sto facendo. Abbiamo però una passione incredibile, sappiamo come infiammare l'arena. È questo che ci rende diversi da tutti gli altri. È per questo che vale la pena lottare. Questa serata è vostra e noi siamo tutti qui per voi. È il momento di renderci partecipi dei vostri desideri. Diteci cosa volete e noi provvederemo. E fatevi sentire, non abbiamo ancora imparato a leggere nel pensiero. Sono pronto a distruggere chiunque mi sbarri la strada su questo ring. Non indietreggerò mai, non dirò mai di no. Non smetterò mai di combattere. Sono pronto a scatenare l'inferno. Fatevi sotto. E quindi Roman Reigns, come avete ben visto, è carico a mille per Backlash. Riuscirà ad abbattere la bestia Brock Lesnar? Non lo so.
Comunque la puntata termina qua e settimana prossima avremo l'ultimo faccia a faccia definitivo tra Roman Reigns e Brock Lesnar prima di Backlash. Ci vediamo ragazzi al prossimo video con la nuovissima, freschissima ed ultimissima puntata di Raw prima di Backlash. Bobby Lashley si è inserito nel match tra Drew McIntyre e Braun Strowman e dunque questo triangolo infuocato per il titolo universale avrà ancora un ultimo capitolo da dirci questo lunedì. Ciao!